La cucina è tradizione, professionalità, cultura, ma è anche e soprattutto cuore, la cucina del cuore. Grazie a Sara Barbara Guadagnoli per essere ancora qui insieme con noi. Sara Barbara Guadagnoli della Federazione Italiana Cuochi, che oggi ci prepara gnocco di pane con uva, salsiccia, pecorino e finocchietto. Esatto. Quindi sono molti ingredienti che caratterizzano questo prodotto. Vogliamo ricordare sempre nel rispetto della stagionalità. Della stagionalità, perché, come ti dico sempre, avendo un'azienda agricola, la stagionalità è la base di tutto. È alla base di tutto anche perché permette di avere prodotti freschi, voglio dire, di stagione subito a disposizione. Subito a disposizione. E poi noi, avendo anche la ristorazione all'interno dell'azienda agricola, lì alle Rocche, alla fattoria alle Rocche, abbiamo un piccolo orto nostro. Però il fabbisogno che non copre quello, poi c'è tutti i mercati agricoli e altri colleghi agricoli dove io vado. Barbara, il concetto di stagionalità, scusa se torno ancora su questo argomento, è uno di quelli più importanti che viene detta, anche viene ricordato dalla Federazione Italiana Cuochi. Certo, perché comunque il prodotto adoperato nella stagione ha delle caratteristiche organolettiche completamente diverse. Questo in fondo è anche un invito per i nostri telespettatori, preferire per quanto possibile i prodotti di stagione. Via alla ricetta, Barbara. Pane toscano. DOP, va bene, viene ripulito dalla parte esterna della crosta, ma non del tutto, fatto a piccoli cubettini, messo a bagno nel latte, lavorato con delle uova e il sale e la farina, e viene lo gnocco di patate. Quindi è un piatto di recupero. In Toscana si recuperava tutto. Pane vecchio che lo puoi adoperare per la pappa, lo puoi adoperare per la ribollita, lo puoi adoperare per l'acqua cotta, lo puoi adoperare per le bruschette in estate, si può adoperare per farci i dolci, qualsiasi cosa. Quindi è alternativo agli gnocchi tradizionali? Sì, invece di essere fatti con la patata, questi sono fatti con il pane, ecco, esclusivamente con il gnocchi pane. Di pane, quindi questo è un primo aspetto che dobbiamo mettere in evidenza. Qui le patate non c'entrano, non appartengono a questa ricetta, vi appartiene invece il pane. Pane toscano DOP, comunque pane toscano senza sale, senza niente. Io vado a prendermi un po' di questa uva che ancora è rimasta appesa, perché poi fra un po' anche questa non la troveremo più. Ne rubo uno. Vai, prego. Questa c'ha anche il semino dentro, quindi è... Però la taglio a metà così. Mm-hmm. E vado a prendere, a riscaldare il padellino, ok? Solamente che questo mi parte subito, come si dice, a tutta birra. Metto dell'olio. Olio ovviamente delle nostre colline. Questo è olio extravergine, noi abbiamo circa 500 pedoni d'olivo in azienda, quindi riusciamo a usufruire per il fabbisogno sia nostro personale che dell'azienda. È bello anche dal punto di vista così visivo, no? Se vogliamo, sì. Il fatto di preparare anche... Anche se ho adoperato l'olio di anno scorso, perché adesso l'olio è troppo pungente per cucinare. È buono a crudo, ma non per cucinare. Ma non per cucinare. Cioè, va fatto riposare un po'. Quanti segreti si apprendono? Si apprendono, si imparano. Voglio dire... Quanto è importante il cuore, Barbara, per la vostra professione, per tutto, la vostra attività? Tutto. Ma è come un po' in tutti i lavori, cioè se è le vero. Cose le fai meccaniche, che diventano meccaniche manuali, quindi e così dire, è la stessa tu cosa. Tu hai conservato nel corso degli anni in fondo la stessa passione. Io ho iniziato questa passione in cucina con la nonna, che avevo 5 anni, perché mi ero impuntata di dover fare la pasta fatta a mano e non arrivavo al tavolo. Dopodiché, giustamente, stando insieme a lei, la zia, c'avevo tutte le zie che stavano in campagna, che tutte le mattine le sentivi questo rumore qui. Era il famoso battuto per il sugo della domenica, no? Della domenica. E io che veniva lì... preparato con molti giorni di anticipo, voglio dire. Sì, e quindi niente, io ero sempre... Quando aprivano le porte della cucina ero lì dentro. Poi vabbè, ho fatto i miei studi, ho fatto dei studi classici, normali, per cui niente di che. Poi è rientrato questa passione. Sono stata per degli anni anche in vari supermercati, anche a imparare come si lavora la carne, la verdura, la frutta. Ho fatto la televisione. Hai fatto anche la televisione? Cioè,
Ho fatto anche la televisione, ma non da così, da dal dietro, quindi da dietro la telecamera, perché i punti di vista cambiano, però poi l'amore era questo. E poi sei diventata anche un personaggio familiare per i nostri telespettatori. Ecco gli gnocchi di pane che hai appena preparato. Andiamo a metterci un po' di sale. Barbara, la cottura degli gnocchi di pane, guarda, come tempistica, è identica a quelli a bagno, quando tornano su sono pronti. Quindi è identica a quelli di patate? Sì, è la stessa cosa. Questa me l'appoggio qua di dietro. Intanto vedi, sono andata avanti con questo qui. Vado a prendere il pezzettino di formaggio che dovrei aver messo qua. Ecco il pezzettino di formaggio. Perché mi dimentico anche le cose io, poi. Però c'è il frigorifero qui, per cui va bene. Eccolo, questo è il pezzettino di formaggio. E ora appena prendono il bollore, li prendo, li passo da quest'altra parte, li saltiamo. Un attimo prima che riaffiorino, no? Sì, fino. Esatto. E vado a fare proprio, ma neanche grattugiato, proprio a listarelle, capito come? E vado ad appoggiarlo poi sopra il piatto. Così. Vedi? Cominciano a venire su i primi. Il colore è quasi identico a quello degli gnocchi. Sì, però vedi, si vede il colore della crosticina, del pane. Sì, esatto, esatto. Sono meno regolari forse come superficie. Sì, a me, allora, a volte prendo delle discussioni in cucina perché tutti mi dicono ma lo gnocco deve essere perfetto. E io gli faccio, ok, per me lo gnocco è questo. Cioè, lo gnocco è irregolarità, grande, non piccolo perché sennò sono chicche. Perché la mia cucina è questa, non è una cucina, diciamo... È una cucina che si adatta al territorio, è quindi... È una cucina adatta per il territorio, che non è di... Allora, bella, magari sì, ripulita sì, ma non gourmet, insomma, non ecco. Gourmet, certo, ma d'altronde voglio dire, non sarebbe nemmeno giusto e non aspettarsi sarebbe neanche giusto, una cucina capito? Non gourmet. Eccola, allora, guarda. Sono curioso, io guarda quando faccio queste cose, ora, questo è il pecorino, prima sento sempre il cliente se ha problemi con il parmigiano, con i latticini, perché oggi poi ci sono un sacco di problematiche, però se te metti quella mezza cucchiaiatina di crema di pecorino, diciamo che e questo c'è, quei sapori un po' medievali dell'agro dolce, sì. Quindi del dolce del... Io devo trattenermi. Ti dai la botta con la mano? Sì. Come mai? Perché dice lì per lì non siamo abituati a questi sapori. Non è vero, perché per esempio nel periodo rinascimentale diciamo che erano piatti molto più adoperati rispetto adesso. Quindi è un piatto questo che ha anche una rilevanza storica, se sì, vogliamo. Esatto. Ecco. E poi una bella sbriciolata di pecorino sopra. Gnocco e il pepe di patate, che in Toscana non deve mai mancare. Questo l'appoggio un attimo qua dietro. Pecorino e poi anche il finocchietto. Il finocchietto, sì. Che prima il pepe. Prima il pepe. E poi io metto un po' di finocchietto asciutto. E poi vado a prenderlo quello più fresco e vado ad appoggiarlo qua. Ecco, e siccome anche l'occhio vuole la sua parte, è giusto presentare il piatto come si deve. E noi ci scriviamo sempre la cucina del cuore. La cucina del cuore, scriviamo la cucina del cuore. La cucina del cuore. Abbiamo detto che il cuore anche in cucina è determinante. Eccola qua. Eccolo qua. Questo è il piatto, gnocco di pane con uva, salsiccia, pecorino e finocchietto. La particolarità di questo piatto, vogliamo ricordarlo Sara, è il pane. Il pane. Il pane perché la cucina toscana in modo particolare si basa molto sul pane e soprattutto si basa anche sul recupero, vale a dire non si butta via mai nulla per quanto possibile e c'è la possibilità di riutilizzarla e quindi di preparare anche piatti anche con prodotti che altrimenti non sarebbero più utilizzati. Bene,
gnocco di pane, abbiamo detto, con uva, salsiccia, pecorino e finocchietto. Grazie davvero. Lo ritroverete anche su In Fattoria da noi. Grazie davvero. Grazie a Sara Barbara Guadagnoli della Federazione Italiana Cuochi che ci ha preparato questo piatto speciale per la cucina del cuore.